essere un video tutorial everyday, ma in realtà strada facendo l'ho un po' modificato, l'ho un po' intensificato. È un look adatto a tantissime occasioni perché ho utilizzato un colore abbastanza deciso, delle labbra abbastanza neutre o comunque semplicemente con un po' di gloss, è un matitone ad effetto gloss, vedete, è comunque molto molto neutro ma molto luminoso. Terra sul viso per dare un po' di colorito e è tutto un gioco di grigio e di color corallo. E per farlo ho utilizzato solamente questa qui che è la nuova palette, una delle ultime che sono in vendita nei Sephora, della Schlick che è la Oh So Special numero 658. Mi piace molto perché all'interno ha sia colori opachi, cioè comunque non shimmer, che colori shimmer. Vi metterò comunque le foto e penso che ne parlerò ovviamente sul blog. È molto bella, mi piace veramente tanto e penso che diventerà la compagna dei miei viaggi, come poi del resto lo sono tutte le altre palette Schlick che possiedo. Eventualmente vi farò le foto anche delle altre, visto che non ne ho mai parlato, ma mi avete visto usare quasi tutte le palette in moltissimi dei video. Può essere anche un look da tutti i giorni. È praticamente un look con questo look. Può essere anche un trucco da tutti i giorni, è sicuramente un trucco molto incorniciato per quanto riguarda gli occhi, perché vedrete che ho deciso di fare una cornice molto più scura tutta attorno all'occhio e in realtà prima c'è un lavoro di sfumature, di colori e del grigio che poi utilizzerò bagnato per fare la mia riga bella decisa. Sempre tutto sfumato, quindi praticamente è una sfumatura iniziale su tutto l'occhio con i vari colori, quindi c'è un rosa antico, un corallo deciso che vedete è verso l'esterno e un grigio che invece è verso l'interno. Perché verso l'interno? Perché volevo cambiare un po', perché sicuramente un colore scuro verso l'interno è molto più facile da sfumare rispetto all'angolo esterno, dove con un colore più scuro bisogna stare più attenti. Bisogna lavorare molto, soprattutto per stare attenti a non uscire, a non sbavare, a non sfumare troppo in alto. Detto questo, dal colore scuro dell'interno dell'occhio, quindi vicino al condotto lacrimale, ho fatto partire una riga, una linea molto molto decisa, molto anche abbastanza spessa, che va a contornare appunto tutto il mio occhio, ripresa poi da una matita grigia sotto che si congiunge con la linea che ho fatto sopra. Insomma, un po' un lavorone, in realtà ci ho messo pochissimo, come vedrete nel video. Vedete che alle mie spalle è apparso un quadro, in realtà lo possiedo da Natale perché è uno dei regali che mi ha fatto Fra per Natale, ma non avevamo ancora, cioè mio papà non aveva ancora deciso di attaccarmelo, quindi in questi giorni abbiamo deciso di attaccarlo noi. E potevo farlo io, ma non so fare, quindi avrei tipo fatto un buco, un cratere sul muro, quindi ho aspettato aiuti. E è Audrey che si trucca, so Alice che ti piacerebbe molto, e quindi insomma niente, lui gli sembrava carino da mettere dietro nel background. Dice background, ho detto una stronzata, non lo so. Quando faccio i video e quindi insomma l'abbiamo messo lì. Spero che vi piaccia. È bello, ma quando poi faccio il video molto zoomato non si vede molto, però insomma c'è. Vi lascio al tutorial e penso di avervi detto tutto. Comunque quello che uso ve lo faccio vedere. Questo video non è un video di quelli musicali perché sono in casa da sola, quindi ho potuto farlo tranquillamente. Come vedrete, strada facendo, avevo intenzione di fare una cosa, in realtà poi ho cambiato, quindi insomma c'è il cambio direzionale durante il video. Vi lascio ai procedimenti. In queste giornate che sono ancora un pochino uggiose, uso ancora questo che è il mio fondotinta liquido di Make Up For Ever, ne uso un po' meno rispetto a prima e vado a coprire le zone dove ho quelle più un pochino più problematiche, diciamo, e ne uso meno perché poi andrò a miscelarlo praticamente con un po' del fondotinta liquido di Neve Makeup. Perché faccio questo? Perché la copertura del fondotinta minerale ancora non è buona per lo stato in cui è la mia pelle. Oltretutto fuori ci sono giornate ancora molto umide
E comunque il sole si è un po' abbandonate, diciamo, quindi io faccio ancora un mix. Ve ne avevo parlato probabilmente già l'anno scorso di questa cosa e io unisco, diciamo, un po' le due cose, mettendo meno di questo qui di Makeup Forever e invece di applicare molta cipria, vado ad applicare un po' di quello minerale. Questo è quello che faccio io, poi ognuno è liberissimo di fare quello che vuole, io mi trovo bene così, soprattutto per quel che riguarda questo periodo qui dell'anno in cui ancora non sono abbronzata, non sono per niente abbronzata, ancora magari ho qualche problemino, vedete? Se non avete nessun tipo di problema, andate tranquillamente già con quello minerale. Quello minerale utilizzo questo che è il Medium Neutral ed è appunto uno di quelli di Neve Makeup. Ne applico un po' e lo faccio con il Kabuki. Correttore e vado a coprire le mie imperfezioni. Alcuni di voi mi hanno chiesto come mai dopo l'applicazione del fondotinta minerale la pelle risulta lucida e la sentite un pochino grassa. Allora, credo che i fattori possano essere due. Uno, la crema idratante che usate, quindi magari non è una crema idratante. Tutte le ragazze che mi hanno scritto questo sono state ragazze che mi hanno specificato all'inizio di avere una crema, di avere una pelle mista o comunque grassa. Io sapete, utilizzo Elicina da un po', quindi posso parlarvi per quanto riguarda quella. Anche l'anno scorso usavo un'altra crema specifica di Clinique, mi sembra, e non avevo problemi di questo tipo, anzi, addirittura in alcuni periodi trovavo la pelle quasi secca. Io però non uso la matte come cipria, perché in due mi avete scritto che poi utilizzate la matte, che è esattamente questa qua. Io l'avevo acquistata, però vi ho sempre detto che tra quella e la Hollywood preferisco di gran lunga la Hollywood. Non lo so perché non ho mai avuto problemi con la Hollywood, mentre con la matte ho avuto qualche problemino, nel senso che comunque diventavo lucida molto prima. Quindi non so se è un problema di idratazione, appunto, o se è un problema di cipria. In questo periodo vedete i fumi, molto simile alla matte, appunto. Sto usando l'HD di Makeup Forever. La palette che utilizzo di più in assoluto ultimamente è questa qui ed è una palette nuova di Chic e è la Oh So Special. Prendo questo che è il pennello, quello di Chanel che vi avevo mostrato già tempo fa, e prendo un rosa antico come questo qui. Prendo il colore più chiaro della palette, è un avorio, quindi qualsiasi avorio abbiate va benissimo, anche un bianco di quelli un pochino leggermente bianco sporco. Sfumo i due colori. Subito sopra, vedete, il rosa antico, c'è un altro rosa antico che però tende un pochino al viola e lo applico nella parte centrale dell'occhio. Prendo questo rosa deciso e lo applico partendo dall'angolo esterno fino all'inizio, proprio praticamente sulla mia riga. Pennello da sfumatura e sfumo i colori. Riprendo il rosa antico, lo applico all'inizio. Con un pennello angolare prendo questo grigio qui e lo applico vicino al mio condotto lacrimale. Nella sfumatura e sfumo il colore congiungendolo con il mio rosa. In questo modo, perché ho messo il colore più scuro verso l'interno? Semplicemente perché, come avrete notato, applicando un colore deciso ma chiaro verso l'esterno, la mia sfumatura è molto più veloce, quindi ole. Quindi non ho bisogno di stare lì tanto tempo a lavorare il colore, a fare sfumature.
Quindi tipo lo trovo estremamente veloce, soprattutto nelle giornate in cui magari non avete particolare tempo, però volete comunque un trucco un po' sfumato e particolare allo stesso tempo, perché comunque l'utilizzo dei colori non è, insomma, non è un utilizzo classico. Quindi quando magari alcune di voi avranno preso la mano nel fare la sfumatura verso l'esterno, io trovo molto più veloce fare la sfumatura verso l'interno dell'occhio. Dà un effetto sicuramente diverso, però sinceramente a me con alcuni tipi di colori piace. Continuo a sfumare. Bagno il mio pennello con un po' di acqua termale, nel mio caso, se avete il Fix Plus va benissimo. Prendo un po' del grigio e lo picchietto intensificandolo verso l'attaccatura delle ciglia. Per andare a riprendere il rosa utilizzo questi qui che sono degli eyeliner, è un eyeliner in glitter rosa e lo applico vicinissimo all'attaccatura delle mie ciglia seguendo la direzione della linea che ho appena tracciato con il grigio. Matita grigia e l'applico sotto nella mia rima inferiore. Prendo un pennellino e vado a sfumare la parte finale della mia matita e la congiungo al mio beccuccio che va in su, che ho fatto sopra. Blush, prendo un blush sui toni del lilla, comunque non troppo corallo, visto che il corallo l'ho già usato sopra sui miei occhi. Prendo un po' di correttore e lo vado ad applicare sotto sulle mie occhiaie, visto che prima non l'avevo utilizzato perché sapevo che un po' di prodotto degli ombretti mi sarebbe caduto, e lo sfumo con la mia Beauty Blender. Sulle labbra che avevo preventivamente idratato, preventivamente, uso questo che è uno dei matitoni Pupa, il numero 03. Ed è un colore abbastanza neutro, che però colora è super idratante ed è super luminoso. Mi sono fatta talmente prendere da tutto che mi sono dimenticata il mascara. Uso questo qui che è Black Mania di Essence, che trovo molto molto buono. Non alla pari del nuovo Multi Action, però è buonissimo anche questo qua. E mi piace su questo look perché è molto nero e quindi dà un effetto cornice. Trucco finito. E vedete che comunque il mascara diventa molto molto intenso. Vi mando un bacio, ormai Pasqua è passata, quindi non vi faccio gli auguri di buona Pasqua e ci vediamo presto. Ciao!